conosce sono Pierluigi Favia. E io sono Tommaso Pallastrapasqua, che con Pierluigi Favia abbiamo fondato il brand del marketing a Reggio del Parco Storico. E siamo arrivati a casa. Abbiamo io e Massimo, ci conosciamo da quando eravamo veramente piccoli. I nostri genitori ci conoscevano, quindi di conseguenza siamo diventati amici sin da subito, da appena nati. Abbiamo iniziato a lavorare nel settore degli arredamenti per parrucchieri. Abbiamo sempre fatto questo lavoro, non sapevamo fare altro. Ma a un certo punto del nostro percorso lavorativo ci siamo resi conto che c'era qualcosa che non stava andando bene. Il mondo del parrucchiere cresceva in maniera esponenziale, il mondo del parrucchiere era fermo. Abbiamo progettato, abbiamo studiato, abbiamo realizzato tantissimi parrucchieri. Cazzo, non abbiamo mai fatto un parrucchiere. Mai. Fino a quel momento mai. E allora parlavamo, a noi piace tanto parlare, mi ricordo che una sera stavamo in spiaggia, no? Sì, scappavamo dalle nostre mogli. Le mogli a casa, noi eravamo ok. Per lavoro, non attenzione. E mi ricordo che parlavamo, avevamo un obiettivo, quello di portare quello che noi stavamo facendo nel mondo del parrucchiere, nel mondo del barbiere. Cioè, com'è possibile che il mondo del barbiere non si interessa nessuno al barbiere? Non ci sono aziende che vendono arredamenti per barbieri specifici, non ci sono aziende di prodotti che lanciano nuovi brand, nuove mode, nuove tendenze. Avevamo voglia di fare qualcosa che potesse realmente fare la differenza. Così abbiamo iniziato a studiare, a progettare una tipologia di arredo che potesse dar valore al mestiere del barbiere. Un arredo che potesse realmente rappresentare quello che è lo stile, quello che è l'immagine, quella che è la tradizione, quella che è la maestria, quella che è l'italianità e la storicità del barbiere. E penso che ci siamo riusciti. Siamo stati un po' fortunati. Forse ci siamo trovati nel momento giusto, al posto giusto. Forse abbiamo un po' anticipato i tempi, ma quello che è successo è che dopo il primo barbiere che abbiamo realizzato, abbiamo iniziato a realizzare tantissimi barbieri in tutta Italia. Noi crediamo molto nell'artigianato e nella qualità del Made in Italy. Abbiamo un grande sogno, quello di riportare il Made in Italy nel mondo. Signori, ci siamo riusciti, abbiamo arredato un barbershop in stile tradizionale italiano a Sydney. A breve aprirà, non è straordinario, stiamo riuscendo a riportare il Made in Italy nel mondo. Finora siamo andati avanti con arredi cinesi, con poltrone cinesi, basta, l'artigianato è per tutti, voi siete artigiani, noi siamo artigiani, riportiamo il valore dell'artigianato. Il nostro modo di arredare ti aiuterà a incrementare il tuo business, aiutandoti a diventare un'autorità, una celebrità, un punto di riferimento, garantendoti un'immagine esclusiva e unica. Non sarai più percepito come uno dei tanti barbieri visibili nella tua città, ma come un professionista del settore. Non dovrai più lavorare nell'anonimato, la tua nuova immagine farà parlare di te, avrai una storia da raccontare, potrai finalmente essere uno specialista e attrarre a te clienti di un target ben preciso. Non devi più sentirti inadeguato, non all'altezza, escluso, non devi più aver timore. Il tuo nuovo locale, con l'arredo San Martin, ti darà successo, serenità, amore, sicurezza. Non vendiamo arredi per parrucchieri o centri estetici. Non vendiamo trucchi o cosmetici, non vendiamo prodotti. San Martin è l'unica azienda in Italia che produce e realizza solo arredi per barbershop. Non ad arredi scadenti o poco affidabili, non all'utilizzo di arredi che si graffiano o si rovinano facilmente a contatto con prodotti aggressivi o con acqua. No a ritardi nella consegna. San Martin realizza arredi di qualità con un alto senso estetico e funzionale. Ogni arredo prodotto all'interno del nostro stabilimento viene realizzato con altissimi standard qualitativi, di questo ne abbiamo già parlato. Però la cosa più importante, sapete qual è? Che prima di essere imballato e spedito, l'arredo viene premontato, passa un controllo di qualità. Molte aziende non investono sul controllo di qualità, ma è fondamentale, sapete perché? Perché costa di più spedire e ritirare un arredo sbagliato che non avere una persona all'interno della propria azienda che controlla solo la qualità.
qualità. Quindi tutti quanti gli arredi vengono prima montati. È proprio l'architetto Massimo Mastrapasco, è proprio lui che scende giù in produzione e controlla se l'arredo è ok. Dopodiché viene smontato e viene spedito. Per questo noi vi garantiamo al 100%, tuteliamo i nostri clienti che in ogni ordine che fanno non riceveranno mai un arredo sbagliato nelle misure, sbagliato nel colore, con pezzi mancanti. Questo non può mai accadere, perché abbiamo organizzato un servizio di controllo qualità che dà l'eccellenza su tutto. Lavoriamo con macchinari di ultima generazione, sono macchinari a controllo numerico, dove si inserisce il progetto all'interno e il macchinario parte con la lavorazione. In più abbiamo anche tutta quanta la parte artigianale, dove lavoriamo con i pezzi esclusivi, quelli fatti su misura. Quindi lavoriamo sia a livello industriale che a livello artigianale. Noi lo utilizziamo, io per progettare gli arredi, i nostri arredi, non utilizzo cucciolato. Noi utilizziamo, per dare la qualità ai nostri piedi, solo legno vero, multistrato, bilaminato, e le parti come le cornici, il legno massetto, non al cucciolato. Cioè, voi sapete cos'è il cucciolato? La segatura pressata, giusto? Sono quegli arredi che poi col tempo un po' si gonfiano, un po' subiscono gli effetti dell'aggressività dell'acqua. Poi soprattutto voi che utilizzate l'acqua, utilizzare materiali scadenti danno una durata di vita dei vostri arredi limitatissima, e questo lo potete permettere. Quando acquistate l'arredo, guardate quello che state acquistando, guardate, chiedete come è fatto con la segatura pressata all'interno o è fatto con multistrato, informatevi quando fate degli acquisti. Molti clienti mi chiedono, mi dicono, ma il tuo arredo è molto costoso. Vero, io mi diverto a rispondere così, vero, il tuo arredo è costoso, è più costoso, ma ci sono arredi che costano la metà, vero. Secondo te perché? Mi diverto tantissimo a chiedere, secondo te perché è costoso il nostro arredo? E sapete qual è la cosa straordinaria? Che sono loro a dirmi le cose positive, i vantaggi del mio arredo, sono proprio loro a dirmi sì, perché è un arredo di qualità. Bene, lo sai, straordinario. Voi avete mai comprato qualcosa di altissima qualità che costa poco? Non esiste, ragazzi, non esiste, non c'è qualcosa di qualità alta che costa poco, che potete trovare a un prezzo basso. Vi stanno prendendo per il culo. Le cose di qualità hanno un prezzo. Non per questo noi garantiamo, diamo una garanzia di 5 anni, perché sapete che per legge la garanzia di un anno sugli arredi, no? Sugli arredi. Noi diamo una garanzia di 5 anni perché siamo sicuri di quello che vediamo. Un grande artigiano, sa lavorare molto bene, ha una grande manualità, una grande esperienza nel lavoro manuale, giusto? In qualsiasi essa sia la categoria. Ma noi oggi non siamo solo artigiani. Abbiamo delle attività commerciali, giusto? Quindi siamo nel mondo del commercio. Non basta essere solo artigiani. Oggi dobbiamo essere dei grandi imprenditori. Per avere successo bisogna essere degli imprenditori, bisogna conoscere e sapere quelle che sono le strategie per stare sul mercato. Abbiamo realizzato uno strumento che si chiama St. Martin Power, che è un metodo di comunicazione che noi utilizziamo sui social, su Facebook, ma non soltanto. Oggi sapete che siamo nell'era dell'immagine, della comunicazione. Saper comunicare ci fa fare già la differenza rispetto ad altri. Abbiamo creato uno strumento, diamo la possibilità ai nostri clienti di utilizzare dei piccoli metodi di comunicazione molto efficaci. Questo è solo un esempio banale, poi eventualmente entriamo nello specifico in maniera diretta, avremo modo di parlare insieme. Per esempio, nel 2016 cosa succede ancora? Non so se vi è mai capitato, avete visto qualche barbiere che sta rinnovando? Avete visto? Cosa fanno solitamente? Coprono il locale per non far vedere i lavori che stanno facendo all'interno. Coprono le vetrine, ok? Come le coprono? Con delle gigantografie, con delle immagini. Ma voi sapete che nel 2016 c'è ancora gente che copre le proprie vetrine con la carta del giornale? È possibile tutto questo nel 2016? Che cosa comunichiamo? Di che cosa stiamo parlando? Non comunichiamo niente a nessuno. Che cosa ci vuole? Semplicissimo. Ci vuole niente, fare delle belle gigantografie con una scritta work in progress. Noi comunichiamo già all'esterno che stiamo realizzando qualcosa. Più è bella l'immagine, più attraiamo gente. Chiunque passa o in macchina o a piedi, cazzo, deve guardare, deve essere attratto. Dice, ma cosa stanno facendo qui? Bisogna incuriosire le persone. Mi promettete che non metterete più una carta del giornale? Ok, o
Oltre questo, il logo. Quanti di voi hanno un logo? Tutti? Sapete cosa fa molta gente? Lavora ancora con i copia e incolla. Prende i loghi che gli piacciono, che trova sul web, gli cambia nome e lo riutilizza. Ragazzi, il logo è fondamentale. Se non volete essere aiutati da noi, trovate il migliore grafico che esiste. Cazzo, fatevi fare il miglior logo che rappresenti la vostra immagine. Bisogna investire su queste cose. Quanti loghi uguali ci sono oggi? Tutti i barbershop, tutti quanti con lo stesso logo. Ma come cazzo è possibile? Succede, bigliettino da visita, realizzazione del menù dei servizi. Sapete cos'è il menù dei servizi? Oggi ci sono molti barbershop che utilizzano ancora gli stili, giusto? Voi quando andate in un ristorante, voi lo sapete che il menù vi fa bene. Quando andate in un ristorante, scegliete quello che mangiare dal menù, ok? Abbiamo ideato un menù dei servizi che vi aiuterà a vendere, anche di questo ve ne parleremo insieme. Realizzazione dell'insegna, gestione sulla pagina Facebook, quanto sono importanti i social oggi? Tutti noi ci siamo conosciuti sui social. Bene, anche sui social bisogna lavorare nel modo giusto. Cosa facciamo quando arriviamo a un nuovo parrucchiere? Iniziamo a fare delle foto fatte bene da un fotografo e raccontiamo quello che sta succedendo. Oggi stanno posizionando il pavimento, abbiamo scelto questo tipo di pavimento per risaltare l'immagine. Oggi stanno pintando, abbiamo scelto questo tipo di titolazione. Incuriosiamo le persone, diciamogli, comunichiamo, diciamo quello che stiamo facendo. Molti non lo fanno, è fondamentale, la gestione dei social è fondamentale, noi vi aiutiamo anche in questo, ma non solo, lo spot che avete visto prima, sapete perché lo utilizziamo? Sapete perché? Cioè, noi facciamo due spot, uno che rimane a noi, come azienda, che lo utilizziamo per pubblicizzarsi sui social, e uno invece simile, cambiano giusto le parole, rimane al cliente. A che serve il video? Il video serve a Giuseppe per comunicare, per far vivere un'emozione a persone che ancora non lo conoscono. Qualche giorno prima di aprire iniziano a girare questi video su Facebook. Che cosa succede? Che la gente inizia a conoscervi ancora prima che vi conosce nella realtà. Quindi già fate vivere un'emozione, già parlate, già raccontate chi siete, già le persone percepiranno la vostra storia, già le persone percepiranno se si appelle, se è una persona simpatica, antipatica. Voi avete provato delle emozioni quando avete visto il video di Giuseppe, avete percepito se è una persona con la quale vi piacerebbe lavorare, giusto? O dalla quale vi piacerebbe essere serviti. Bene, fatelo con i vostri clienti, con le persone che ancora non vi conoscono. Bisogna essere un'autorità oggi, bisogna farsi conoscere da tutti. Ci sono tanti altri sistemi che utilizziamo, questi sono quelli più semplici, però sono fondamentali, ok? Siete d'accordo con me? Facciamo un applauso, facciamolo subito, non perdiamo altro tempo. Siamo tutti d'accordo che questo è il momento del barbershop? Siamo tutti d'accordo che è tornato il momento del barbiere? Siamo tutti d'accordo che questo segna un nuovo inizio? Voi siete d'accordo su questo? Siete d'accordo che ora il potere è nelle vostre mani? Siete d'accordo che ora le vostre attività devono tornare a splendere? Siete tutti d'accordo con me? Me lo dite? Sì. Chi non è d'accordo? Chi non è d'accordo? Alzi la mano. Questo è il vostro momento, oggi, ora! Ora è il momento del barbiere, non perdete questa occasione. Corriamo, spaziamo, alziamoci, usciamo dai nostri locali, iniziamo ad attrarre i clienti. Questo è il vostro mestiere, questo è il loro mestiere, questo è il mestiere della loro vita. È arrivato il nostro momento. Complimenti a tutti voi. Complimenti. Prima il barbiere era inteso come un semplice luogo dove lavorare. Oggi si ispira un delicato gusto classico in cui passato e presente sembrano andare oltre il proprio significato per donarci l'eterno istante emozionale. Il barbershop St. Martin è pura emozione. È un ambiente dedicato all'uomo, estremamente affascinante e suggestivo. Mi piace chiuderla così. Il nostro mestiere è quello di essere un mezzo per riscoprire il valore delle tradizioni, della maestria, dell'artigianato e del made in Italy. St. Martin, i primi arredi per barbershop in Italia. St. Martin, barbershop di successo. Grazie.